Un ascensore può riservare molte sorprese. Il nostro ce ne porta una molto gradita. Il regista Massimo Coglitore. Massimo, cosa ti ha spinto 21 anni fa a iniziare la tua carriera di regista? Ma la passione per il cinema. Fin da piccolo i miei mi portavano al cinema e quando entravo dentro una sala cinematografica iniziava un sogno ad occhi aperti. E lì piano piano ho capito che forse avevo necessità di raccontare attraverso il cinema le emozioni che ho dentro. Dopo i cortometraggi Uomo di carta e Deadline, ecco il tuo primo lungometraggio, The Elevator. Cosa ci puoi dire? Allora, io ho esordito un po' tutti con due cortometraggi, uno pluripremiato, Deadline, che mi ha aperto le strade pure per fare un film in Rai dal titolo dei due. E poi The Elevator è la mia prima opera per il film. Un thriller di genere, un film che mi è stato proposto da Riccardo Neri, il produttore che aveva letto questa sceneggiatura, mi ha detto se me la sentivo di dirigerla e io ho colto la palla al volo perché ho trovato molto interessante lo script e ci trovavo delle note molto importanti per trasmettere delle emozioni. Ed è iniziata la grande, in The Elevator hai artisti del calibro di James Parks, Caroline Goodall, Burt Young, nomination agli Oscar per il personaggio di Polly in Rocky e la giovane attrice Katia Greco. È stato facile coinvolgerli e soprattutto dirigerli? Ma guarda, loro nonostante sono attori che hanno lavorato con Spielberg, con Tarantino, anche con Sergio Leone, perché partiranno a fatto c'era una volta in America, sono attori straordinari perché si mettono al servizio della storia, del regista, indipendentemente se sei famoso o no. Se credono in un progetto e accettano di farlo, sono dei grandi professionisti che danno tanto anche a un regista che si avvicina a lavorare con persone di questo calibro, perché insomma, bisogna ricordarsi i tanti film che hanno fatto. The Elevator è stato ambientato a New York, ma girato a Cinecittà, girato in inglese e doppiato. I doppiatori sono di altissima qualità, parliamo di Adriano Giannini, Emanuela Rossi, Giorgio Lopez. Come mai avete girato in inglese? Per un mercato internazionale? Allora, la storia era ambientata a New York. New York era la città che si prestava meglio a questo tipo di racconto, per una serie di motivi che vedendo il film poi si capiscono. Ambientarlo in Italia sarebbe stata un po' una forzatura, quindi a quel punto devi prendere le forze di attori americani. E per il mercato internazionale il film è uscito in diversi paesi, è stato venduto ovviamente in lingua originale, poi viene sottotitolato. In Italia c'è il doppiaggio e quindi abbiamo deciso ovviamente di doppiarlo, altrimenti non potevamo uscire in sala. Anche sulle voci siamo stati molto attenti, io volevo fortemente che, insomma, il film non perdesse quel sapore che aveva in lingua originale, quindi Emanuela Rossi, la doppiatrice di Michelle Pfeiffer, tra l'altro ha doppiato lei, Adriano Giannini ha doppiato James Parks e Lopez, che è la voce di Dustin Hoffman, ha doppiato Burt Young. Quindi sono molto contento anche del doppiaggio, quindi il film ha una sua identità anche doppiata. Dopo The Elevator, a quando la tua seconda creatura? Ma io adesso in cantiere ho un nuovo film che ho scritto, contrariamente a The Elevator, che non era il mio film di scrittura, questo è un'idea che ho da tempo, soggetto alla sceneggiatura, e è in sviluppo, per cui la sceneggiatura è già pronta, stiamo cercando di capire come metterlo su. Anche ieri stiamo un attimo valutando se girarlo in lingua inglese o forse in lingua italiana, perché è un film che si presta a qualunque tipo di ambientazione, quindi non è necessario girarlo necessariamente in inglese. Nel frattempo penso di prendermi un attimo una pausa per dedicarmi al teatro, perché voglio mettere su uno spettacolo che ho in testa e spero di riuscire a fare. Un'anteprima sul nome di questa tua secondo film? Il film che ho, quello nuovo, è The Straight Path, è una storia di una coppia che vive in un paese al nord, che potrebbe essere il nord Italia, e ha un dramma familiare, perdono la figlia di 6 anni e da lì inizia tutto un percorso attraverso i ricordi di questa figlia e le difficoltà ad affrontare la vita giornaliera. Poi il film prende una piega un po' surreale, che è un terreno sul quale io mi muovo con molta facilità, che mi stimola molto. Grazie Massimo e tanti auguri per la tua carriera di regista. Grazie a voi.